Gentili telespettatori, ben ritrovati amici dell'Orienteering. Immagini che vi arrivano dal Salento. Siamo a Casalabate, piccola frazione nel comune di Trepuzzi, e per parlare dei campionati italiani middle di mountain bike con me Stefano Mappa, che è responsabile della comunicazione e marketing della Federazione Italiana Sport Orientamento. Ben trovato Alessandro, e a te e a tutti i telespettatori. Anche quest'anno la Puglia è teatro di un campionato italiano orientamento, e che cosa possiamo dire? Ricordiamoci che i primi passi dell'orienteering sono stati mossi nei primi anni 70. Esatto Alessandro, lo scorso anno la Foresta Umbra sul Gargano ha ospitato i campionati italiani long e staffetta di corsa orientamento, una gara di Coppa Italia di mountain bike, e quest'anno è location d'eccezione di questi italiani. E quindi la Puglia si riconferma, gara odierna che prenderà il via da Parco di Rauccio per terminare a Massaria Provenzani. È interessante evidenziare che in Puglia la Massaria, tipica costruzione adibita ad azienda agricola, in passato era legata al latifondo, oggi in molti casi è stata riconvertita a strutture alberghiere, ristoranti, bed and breakfast. I principali sostenitori di questa manifestazione sono stati gli amministratori locali, il sindaco di Trepuzzi Oronzo Valzano e l'assessore alle pari opportunità Filomena Dantini Solero, che andiamo ad ascoltare in questa breve intervista che vi proponiamo prima di entrare poi nel vivo della gara. Filomena Dantini Solero è l'assessore alle pari opportunità della provincia di Lecce. Il saluto di questo territorio. Innanzitutto benvenuti a tutti gli ospiti che sono qui presenti. Noi siamo lieti di avervi nel Salento, che è la terra del sole, del mare e del vento, ma soprattutto delle bellissime masserie che ospitano tanti sportivi. Ecco, siete qui a portare il saluto a questo sport che in Puglia è sempre più diffuso. Sì, è uno sport diffusissimo, ma il Salento si presta per quella che è la conformazione territoriale all'orienteering, ed è uno sport che noi viviamo con grande passione, ma soprattutto riceviamo con grande orgoglio tutti gli sportivi che vengono qui. E allora Stefano, dopo aver chiuso la stagione dello sci orientamento, aperta poche settimane fa quella della corsa con i campionati italiani middle di Sala Baganza, oggi ci focalizziamo sulla mountain bike, distanza media. Dici bene Alessandro, è importante evidenziare che prima della manifestazione odierna, lo scorso 5 maggio, si sono disputati lì a Prepotto in provincia di Udine i campionati italiani long, che hanno visto primeggiare tra gli uomini Luca Della Valle del Grand Light Orienteering Team, mentre tra le donne Laura Scaravonati del gruppo Forestale. Inoltre il campionato italiano long, in abbinamento alla prova di Coppa Italia sulla distanza sprint tenutasi il giorno precedente, è stata altresì valida per l'assegnazione del trofeo delle regioni di mountain bike orientamento, che è stato conquistato dal Trentino e seguito dal Veneto e dalla Lombardia. 20 società sportive italiane iscritte alla manifestazione odierna, un totale di circa 70 atleti tra uomini e donne, a conferma del grande interesse che il movimento orientistico nutre nei confronti di questa specialità. Esatto, l'organizzazione di questi campionati italiani è stata curata dall'associazione sportiva dilettantistica Sport Leader di Sandro Passante, mentre la direzione della gara è stata affidata ad Armando Nuzzone, che ha operato sotto il controllo del delegato tecnico, il signor Vincenzo Di Cecco. Bene, qui intanto stiamo vedendo le operazioni di iscrizione, ma anche gli ultimi momenti che precedono l'avvio della gara, con la preparazione degli strumenti e naturalmente degli attrezzi. Gara odierna che è stata anticipata da una prova di Coppa Italia che si è tenuta sempre sui terreni di Masseria Provenzani e che ha visto iscritti numerosi atleti. Esatto, il giorno precedente si è tenuta la quarta prova di Coppa Italia sulla distanza sprint. Prima di questa gara però le prime due prove di Coppa Italia si sono tenute lo scorso 6 e 7 aprile a Borgo Valsugana in provincia di Trento, mentre la terza a Cividale in Friuli lo scorso 4 maggio. E la quarta prova di Coppa Italia ha visto la vittoria tra le donne di Laura Scaravonati del gruppo sportivo Forestale, tra gli uomini Pietro Turra del gruppo sportivo Pavione. Anche in una gara di mountain bike orienteering i partecipanti devono fare i conti con le difficoltà dei percorsi, che ricordiamo sono realizzati dal tracciatore, il quale si attiene poi come sempre a precise regole che impongono distanze e tempi di percorrenza diversi a seconda delle varie categorie maschili e femminili iscritte alla competizione. Per la gara odierna sono stati allestiti ben 12 percorsi e il compito è stato curato dal tracciatore Jaime Origi, e in particolare delle due prove elite, quella maschile e quella femminile.
Naturalmente li andiamo ad ascoltare dalla viva voce del direttore della competizione, il signor Armando Nuzzone, che abbiamo intervistato al termine della manifestazione. Ora lo andiamo a sentire, perché naturalmente la tracciatura, lo abbiamo già visto nel corso delle altre puntate dedicate all'orienteering, hanno delle particolarità da osservare, e qui vediamo proprio il momento della segnatura, della tracciatura, del passaggio dell'atleta. Ma andiamo a sentire l'intervista prima di tuffarci nella gara. Il salentino Armando Nuzzone è il tracciatore di questo campionato italiano sulla middle distance. Quali le difficoltà? Beh, apparentemente abbiamo tracciato dei percorsi che potevano sembrare molto veloci e semplici. Invece c'era anche la componente lettura carta, che risultava molto difficoltosa perché c'erano elementi naturali e inusuali per i bikers che vengono dal nord Italia. E infatti nei tempi questo lo abbiamo verificato. Ecco, probabilmente questi atleti che sono abituati a certi tipi di percorso, qui tra gli uliveti qualche errore di troppo. Beh sì, innanzitutto qui non hanno nessun riferimento per quanto riguarda ovviamente le curve di livello. Poi c'è questo continuo gioco d'ombra appunto tra gli uliveti, che rendeva a volte difficoltoso anche la navigazione sui sentieri tracciati. Ecco, spieghiamo altri elementi di difficoltà. Abbiamo visto dei sentieri che c'erano, poi sono scomparsi e viceversa. Beh, effettivamente qui negli uliveti è molto difficile individuare i sentieri, quelli che effettivamente restano in maniera permanente, perché c'è un continuo lavoro nei campi e quindi spesso si possono aprire tracce di sentiero con dei mezzi agricoli che poi dopo 2 giorni diventano dei veri e propri sentieri, magari che finiscono al centro della proprietà e quindi che non hanno effettivamente una via d'uscita. E questo in alcuni punti effettivamente ha ingannato gli atleti. Mentre i grandi campioni hanno risolto il rebus abbastanza facilmente. Direi proprio di sì, anche perché loro si sono divertiti moltissimo nei tagli, hanno lavorato secondo me anche molto di busto e quindi alla fine hanno fatto dei tempi interessanti, divertendosi e sicuramente dimostrando anche delle doti non solo atletiche di guida, ma anche dal punto di vista orientistico notevoli, ecco. Insomma, hanno creato degli involontari labirinti. Stefano, siamo tornati sul campo gara e come possiamo vedere dalle immagini preparativi fervono. Adesso concentrazione massima tra gli atleti. Come anticipato, i percorsi sono stati tracciati da Jaime Origi e come andremo a vedere attraverso la relativa cartografia, le caratteristiche tecniche dei percorsi gara elite rispondono scrupolosamente a quelle che sono le indicazioni del regolamento tecnico federale. È importante precisare che per gli uomini, sia per gli uomini che per le donne, vi sarà un cambio carta coincidente con il medesimo punto di controllo. Comunque questo è valido anche per tutte le altre categorie iscritte alla gara. E allora andiamo a conoscere i dettagli dei percorsi e dei relativi punti di controllo. La carta che vediamo ha un rapporto, una scala di 1 a 15.000, dunque un centimetro equivale a 150 metri. Il percorso degli uomini ha una lunghezza di 16 km, i punti da trovare sono 28, 12 da individuare con la prima carta, 16 con la seconda. Come possiamo vedere nel dettaglio, dopo la partenza rappresentata da un triangolo di colore rosso, l'individuazione di ciascun punto avviene attraverso l'individuazione da parte dell'atleta dell'itinerario più breve. In questi casi è regola del tracciatore prevedere almeno un paio di scelte di percorso. Le distanze che separano ogni singolo punto possono variare, quindi possono esserci casi in cui si alternano tratti brevi ad altri più lunghe. Un esempio lo possiamo vedere nella seconda cartina: 16, 17, 18 distanze brevi di 300, 500 metri e punti come il 20 e il 24 molto più lunghe, che possono arrivare anche al chilometro. E allora, Siamo adesso sul percorso delle donne, esso misura 13 km, i punti da trovare sono 22 di cui 8 con la prima carta e 14 con la seconda. Anche in questo caso c'è un cambio di carta e la scala è a 1 al 15.000. Come possiamo vedere i primi due punti, abbiamo già passato la prima carta, comunque in questa tipologia di percorso, in una gara middle, le tratte lunghe sono massimo 4 per distanze che variano da 1 a 3 km, mentre quelle brevi sono predominanti. In generale il percorso deve essere tecnicamente impegnativo, il terreno deve presentare una rete di sentieri molto fitta e la difficoltà della scelta dei percorsi di navigazione devono essere medio-alte.
E allora, dopo aver conosciuto quali saranno le difficoltà tecniche, adesso andiamo ad appostarci per seguire con attenzione le partenze. Come dal regolamento, le partenze seguiranno una speciale griglia di partenza in cui ciascun atleta parte ad un orario prestabilito. Atleti appartenenti alla stessa categoria partono distanziati di 2 minuti, mentre appartenenti a fasce d'età diverse possono anche partire tutti quanti insieme. Benissimo, e allora con le immagini siamo adesso ai concorrenti che si preparano alla partenza. Come detto, assisteremo quindi a partenze miste durante le quali gli atleti master e i giovani si alterneranno agli elite. Ecco qui, Elisabetta Rosso, Panda Orienteering. Inquadratura per lei. Grande rappresentativa del Panda Orienteering, c'erano molti atleti a rappresentare questa società. E adesso è la volta di Giuseppe Simoni, lo riconosceremo dal numero 7 Panda Orienteering, tanto a testimoniare quanto dicevi poc'anzi. Esatto, è il vicepresidente vicario poi della Federazione Italiana Sport Orientamento. Questo è Piero Osti, lo riconosciamo dal numero 10, ed Enzo Grassi, numero 35. Qui c'è Licia Kalcik, una veterana. Sì, della polisportiva besanese. Si cimenta in tutte le specialità. Complimenti a lei, complimenti anche a David Bettega, numero 14, gruppo sportivo Pavione. E adesso andiamo a seguire ancora Francesca Simoni, gruppo Elite, numero 5, Panda Orienteering Valsugana. Eccola che si appresta a partire. È la volta con il numero 12 di Luciano Sonda. Ecco qui, l'inquadratura per Luciano Sonda, Mischilienses Orienteering. Poi è la volta di Matteo Zoppè, Panda Orienteering, vero e proprio esercito. Per lui, Matteo Zoppè, il numero 9. Pamela Geiger, Groenland Orienteering Team, una che oggi potrebbe dire la sua in questa manifestazione. Riccardo Rossetto, numero 11, Mischilienses Orienteering, vice campione mondiale junior nel 2011 a Vicenza. Qualche attimo di riflessione per studiare bene il percorso e via, si parte. Numero 11 per Riccardo Rossetto, adesso con il numero 9 Panda Orienteering Giuliana Zoppè, gruppo Elite anche per Giuliana Zoppè. Anche per lei, come per Riccardo Rossetto, qualche attimo in più per studiare la carta, per studiare il percorso, per ipotizzare il passaggio. Piero Turra, gruppo sportivo Pavione. Ricordiamo che ieri è stato il vincitore della prova di Coppa Italia. E allora, da seguire con attenzione la prova di Piero Turra. Gruppo Elite anche per lui. Giancarlo Dell'Eva, gruppo sportivo Monte Giner. Trentino Doc, contraddistinto dal numero 4. Ed ecco qui Laura Scaravonati, gruppo sportivo Forestale, da seguire con attenzione. Tantissimi i titoli italiani al sottevo, sia dalla corsa che nella mountain bike. Beh, ne abbiamo parlato in inizio di trasmissione e quindi la nostra attenzione è tutta per lei. Dopo Laura Scaravonati, ancora un rappresentante del gruppo sportivo Monte Giner, contraddistinto dal numero di pettorale numero 21. Ecco che arriva Luca Dalla Valle. Eccolo qui, inquadrato. Luca Dalla Valle, che oggi potrebbe scrivere una bella pagina. Una bella pagina, sì. Prima di scriverla, però, la deve studiare. La deve studiare quello che sta facendo e sistemando la sua cartina. Dettagli della sua mountain bike, ma soprattutto di quel, chiamiamolo, leggio che permette agli atleti di seguire la carta, di seguire l'itinerario. Un leggio girevole che poi si orienta in ragione della direzione che traprende il biker. Insomma, una sorta di tom tom di carta. Esatto. E adesso con Luigino Sibillin, uno dei rappresentanti, contraddistinto dal pettorale numero 16 del Vicenza Orienteering Team. Anche lui che si appresta alla partenza. Roberto Sartori,
Greenlight Orienteering Team e lui, l'ultimo dei partenti che seguiamo. E allora, a questo punto tutti gli atleti sono in gara per affrontare le difficoltà dei percorsi e vediamo un po', Jaime Origi, quali difficoltà ha messo sul percorso, sulle strade di questi atleti. È importante evidenziare che la tipologia di terreno che i concorrenti troveranno oggi è molto diversa da quella che abitualmente incontrano in altre gare di mountain bike. La particolare conformazione morfologica del territorio presenta infatti un campo di gara non boscoso e completamente pianeggiante, quindi privo di dislivello. Allora, anche nella mountain bike, come già abbiamo evidenziato e nelle altre discipline dell'orienteering, la lunghezza del percorso si differenzia a seconda che si tratti di una gara sprint o middle o long. Certamente, mentre la gara odierna prevede un tempo presumibile di vittoria tra i 55 minuti e 60 per gli uomini, per le donne il tempo è di 45 minuti, massimo 50. In una gara sprint i tempi si riducono a 20-25 minuti sia per gli uomini che per le donne. Infine, per le gare long i minuti aumentano di molto, passiamo dall'ora e 45 all'ora e 55 degli uomini, all'ora e 25 e massimo 1:35 per le donne. E intanto vediamo questi uliveti di cui abbiamo parlato al momento in cui abbiamo parlato della tracciatura, questi uliveti che hanno caratterizzato questa gara. Questi campionati italiani, torniamo proprio alla gara, come stanno andando le cose dopo circa 3 minuti di gara per gli uomini e 8 per le donne? Siamo al punto di controllo 2 e al momento Luca Dalla Valle del Greenlight Orienteering Team, oggi in gara con la nuovissima bicicletta della Race Mountain, è al comando con il tempo di 2 minuti e 12, seguito a soli 3 secondi dal vincitore della prova di ieri di Coppa Italia, Piero Turra. E stiamo vedendo proprio le immagini del passaggio al punto di controllo di Luca Dalla Valle. Segue poi, come vedremo, Piero Turra, eccolo che lo vediamo, del gruppo sportivo Pavione, a 10 secondi. E poi abbiamo con, almeno al momento, al terzo posto... Esatto, Riccardo Rossetto, del Mischilinsis Orienteering. Bene, la gara femminile al punto di controllo a 2 vede Laura Scaravonati che ha preso... la testa della gara, l'atleta in forza del gruppo sportivo forestale, del resto l'avevamo detto in avvio di telecronaca, no? E tra l'altro all'attivo, eccola inquadrata, ben 33 vittorie in campo nazionale, una medaglia di bronzo ai mondiali del 2011 di Vicenza, fa registrare un parziale di 7:26. Laura è un'atleta che negli ultimi anni è passata dalla specialità della corsa a quella della mountain bike. Tale passaggio le ha aperto importanti orizzonti anche a livello internazionale. Oh, la Scaravonati è tallonata da Pamela Geiger. Eccola qui, atleta del Greenlight Orienteering Team. 7:56 il suo cronometro. I riscontri cronometrici intermedi ci evidenziano che la differenza di tempo fatto registrare dalle due atlete nella determinazione del secondo punto è di solo un secondo, 2:12 di Laura contro i 2:13 di Pamela. Al terzo posto invece si colloca Giuliana Zoppè del Panda Orienteering, distante di 9 minuti e mezzo. Le immagini di questo campionato ci fanno capire che l'organizzazione di una gara orienteering è complicata e delicata, quindi ci vuole grande esperienza. Certamente, infatti il responsabile Sandro Passante ha portato avanti un grosso lavoro. E allora, prima di andare a vedere gli atleti al cambio carta, ascoltiamo una delle pedine trainanti dell'orienteering pugliese, responsabile dell'organizzazione di questi campionati, appunto, l'appena citato, Sandro Passante. L'organizzatore del campionato italiano Middle Distance, Sandro Passante, una Puglia che cresce sempre di più. La dimostrazione nella giornata odierna, una partecipazione entusiastica di tutti gli amici che sono venuti da così lontano, ma anche, devo aggiungere, e con grande piacere, da tanti tanti locali che si stanno appassionando evidentemente. Hanno bisogno di questi eventi per conoscere tutte le discipline della nostra federazione. Ecco, siete stati baciati dal sole e avete avuto anche due campioni di assoluto valore. Certamente, siamo stati favoriti sicuramente dalle condizioni climatiche, però non avevamo molti dubbi su questo fatto. Poi sulla partecipazione degli amici campioni, fra virgolette, anche quella la davamo per scontato perché ormai anche loro
conoscendo il nostro territorio, si sono innamorati in un certo senso e non avrebbero rinunciato sicuramente a venire a disputare il campionato italiano qui da noi. E beh, anche per dare atto allo sforzo enorme che stiamo facendo da tempo, sia come associazione sportiva dilettantistica Sport Leader, che come comitato regionale, e qui ci sono tutti in pratica i rappresentanti del neonato comitato regionale pugliese. Quali sorprese ci riserverà ancora la Puglia? Beh, sicuramente sempre belle sorprese, su questo non c'è nessun dubbio, e anzi a sentire le considerazioni fatte dagli amici trentini, veneti, è molto probabile che ce li ritroveremo con grande piacere l'anno venturo in una nuova manifestazione, magari su un territorio leggermente diverso da questo, ma sempre come punto di riferimento questa splendida location di Masseria Provenzani. E allora approfittiamo proprio delle parole di Sandro Passante per ricordare che nel territorio di Masseria Provenzani stiamo seguendo i campionati italiani sulla distanza middle di mountain bike orientamento Masseria Provenzani, che è nel comune di Trepuzzi, Casa Labate, in provincia di Lecce. Ci apprestiamo a seguire il cambio carta, che ricordiamo essere dislocato al punto di controllo numero 12 per gli uomini, all'8 per le donne. Abbiamo visto sfrecciare due delle protagoniste di oggi, Laura Scaravonati e Giuliana Zoppè. Allora Stefano, adesso mi sembra giusto fare il punto della gara. In campo maschile Piero Turra del gruppo sportivo Pavioni dopo aver commesso un errore al punto di controllo numero, tanto da fargli registrare il quinto tempo parziale, al 12° controllo firma le lancette del cronometro sul tempo di 18 minuti e 58 secondi. Vedremo come si collocherà in classifica provvisoria dopo il passaggio di Luca Della Valle e di Riccardo Rossetto, anche se i parziali dei precedenti 7 punti sembrano vedere provvisoriamente al comando Della Valle, seguito da Rossetto e poi da Turri. Turra. E allora sì, dopo Turra, e vediamo arrivare, eccolo qua, Luca Della Valle, che però sembra aver problemi con la bicicletta. Vero? Dici bene Alessandro, si tratta di una classica foratura che sicuramente gli farà perdere dei secondi preziosi e quindi potrebbe dare anche una svolta all'andamento della gara e forse, chissà, alla classifica finale maschile di questi campionati italiani. E allora seguiamolo con attenzione in queste fasi concitate, il danno sembra essere stato riparato, la bomboletta spray quella che va a tappare il buco, classica bomboletta, sì, tirare fuori all'occorrenza. Comunque Punzona facendo registrare un 18 e 17 vantaggio di 41 secondi su Piero Turra, la foratura gli ha fatto perdere secondi preziosi. Adesso vediamo cosa farà Riccardo Rossetto, e allora Luca Della Valle riprende pieno possesso della bicicletta. No, vediamo ancora, deve la sta sistemando, sta controllando che la centratura a posto. Eccola la punzonatura, e allora abbiamo detto il parziale di 18 e 17, vantaggio di 41 su Piero Turra, abbiamo detto di questi secondi preziosi. Allora Luca Della Valle riprende adesso pieno possesso della sua nuovissima bicicletta, sistema la nuova cartina sul leggio, studia il nuovo itinerario, ecco ancora l'ultima sistemazione, a questo punto cercherà di recuperare il tempo perso e deve darci dentro sui pedali, non ha altre possibilità, altre chance. È importante rimanere lucidi in queste fasi della gara. Anzitutto complimenti per la riparazione della foratura, io avrei già chiamato l'ACI per esempio. E adesso ecco arrivare Riccardo Rossetto sul punto di controllo 12, meno problemi per lui. Punzona, cambia carta, il suo tempo è di 18:25, a soli 8 secondi da Della Valle. È un vantaggio su Turra invece di 33 secondi. Quest'ultimo quindi mantiene la terza posizione. Molto bene. Allora in campo femminile Pamela Geiger, Gronlight Orienteering, fa registrare un parziale di 19:35. È interessante vedere le operazioni, come gli atleti provvedono rapidamente a sistemare sul leggio la carta. Il tutto deve avvenire nel più breve tempo possibile, quindi per un atleta queste fasi sono determinanti ai fini del risultato finale. Ecco arrivare anche Laura Scaravonati, Punzona velocemente, sì,
facendo registrare un 18-21, quindi 1-14 meno di Pamela Geiger, che ricordiamo ha punzonata 19-35. E adesso quindi aspettiamo l'arrivo di Giuliana Zuppé del Panda Orienteering Valsugana per fare quindi il punto delle prime tre donne elite. E allora ci siamo, eccola Giuliana Zuppé, che risulta essere partita 4 minuti prima di Laura Scaravonati, fa registrare un parziale di 32-26. Si colloca in terza posizione alle spalle della Geiger e della Scaravonati, che ormai sembra aver preso il largo, no? Indubbiamente, i giochi sembrano quasi fatti. Benissimo, sembrano effettivamente fatti e dopo tanta visibilità televisiva, l'interesse sia dei media che di molti partner per questo sport, Stefano, evidenzia come oggi l'orienteering è tra gli sport forse emergenti in grado di offrire spettacolo e magari importanti valori, no? In quale campo la federazione è particolarmente forte. È uno dei punti forti della FISO è l'attività didattica formativa portata avanti dalle scuole. Considera che ogni anno circa 40.000 ragazzi praticano l'orienteering nelle scuole. Di questi almeno 10.000 sono coloro che partecipano alle varie fasi finali dei giochi sportivi studenteschi, che quest'anno avranno luogo proprio in Abruzzo, ad Ovindoli, dall'8 al 9 di giugno prossimo venturo. E sulle immagini di questi splendidi oliveti, eccoci qua. Piero Turra impegnato nel superare agevolmente un ostacolo naturale. Complimenti veramente. Torniamo a commentare questi campionati italiani Middle Mountain Bike Orienteering. Siamo al punto di controllo 28 per gli uomini, 22 per le donne. In campo femminile Laura Scaravonati ha sempre più incrementato il vantaggio, ormai ipoteca sulla vittoria finale, no? Sicuramente. Tra gli uomini la lotta per la conquista del podio ormai cosa esclusiva tra Rossetto, Turra e Della Valle, che vediamo qui in bicicletta. Eccoli, ecco, in sequenza. Turra. Esatto, che incrocia Della Valle. E allora, dopo quest'ultima foto che abbiamo realizzato della gara, apprestiamoci a seguire gli arrivi. Ecco ancora Rossetto che supera l'ostacolo naturale, Luca Della Valle alla punzonatura, siamo veramente in dirittura d'arrivo. Attenzione, allora i primi concorrenti si apprestano a tagliare il traguardo, li seguiamo uno per uno. Questo è il tratto finale della competizione, quindi del percorso, de gara, e qui adesso gli atleti daranno tutto per poter recuperare quei ritardi che nel frattempo si sono accumulati, quindi qualcuno, come già vediamo dalle immagini, sta iniziando a superare l'arrivo. Ecco uno dei primi atleti, questo è uno degli amatori iscritti a questa gara, ma adesso vediamo in successione i campioni, gli atleti più affermati di questa disciplina sportiva. Ed eccoci qua con Francesca Simoni, Panda Orienteering Valsugana, complimenti a lei. Una ragazza della categoria giovanile. Complimenti dunque a Francesca Simoni, la prima che vediamo inquadrata, Giancarlo Dell'Eva, gruppo sportivo Monte Giner. Anche lui gli ultimi metri finali, a tutta birra fino all'arrivo. Almeno quella che ancora è in corpo. Quella che è rimasta. Certo, perché abbiamo parlato di gare da 45-50 minuti per questo middle. Ecco l'arrivo di Giancarlo Dell'Eva. Adesso una delle leader di questa prova, Pamela Geiger, Groenlight Orienteering Team, numero 19, anche per lei rush finale. Vediamo quanto impiegherà a completare la sua prova e quindi possiamo iniziare a ipotizzare una classifica. Punzonatura 1:06:16. Teniamo a memoria questi tempi. È il momento di Luciano Sonda, Miscuelenses Orienteering. Luciano Sonda, numero 12. Per lui l'arrivo. Attenzione, Riccardo Rossetto, stesso gruppo sportivo, 51:46 alla punzonatura. Si susseguono gli arrivi con il numero 7, Giuseppe Simoni, Panda Orienteering. Ed eccola, Laura Scaravonati, della Forestale. Ma il margine per lei era talmente ampio. Ricordiamo Pamela Geiger 1:06:16, lei punzona a 49:13, un'eternità. Ecco Piero Soturra, il vincitore della gara di ieri. Vediamo quanto
impiega, vediamo la sua punzonatura, 52,07, quindi fa peggio di Riccardo Rossetto. Esatto. Luca Dalla Valle, attenzione, 50,28, Stefano. Nuovo campione italiano. Complimenti dunque a Luca Dalla Valle. Conquista il suo ennesimo titolo italiano, quindi una classifica per gli uomini, diciamo anche per le donne, che si comincia a configurare nella sua pienezza. Quindi primo Dalla Valle, secondo Rossetto, terzo Turra. Intanto abbiamo visto susseguirsi altri arrivi, questo è quello di Elisabetta Rosso. Aspettiamo l'arrivo la Zoppè. Eh già, perché così potremo fare davvero la classifica completa. Questo è Piero Osti, Panda Orienteering. Abbiamo visto anche Francesca Simoni, Panda Orienteering Valsugana. Ed eccola Giuliana Zoppè, 1,21,43. Dunque, terza moneta per lei. Esatto, terzo posto. E Laura Scaravonati, 33esima volta campionessa d'Italia. Complimenti a lei, ha cominciato a pedalare pressoché bimba, visto che è la 33esima volta. Comunque, Stefano, con gli arrivi degli ultimi concorrenti possiamo dire che l'edizione 2013 del campionato Middle di mountain bike volge lentamente al termine. Altri arrivi nel frattempo. Esatto, è importante evidenziare la grande professionalità profusa da tutti coloro che si sono adoperati per la perfetta riuscita della manifestazione, come i tecnici e i tanti volontari. Nel contempo una parola di apprezzamento, anche se già l'abbiamo evidenziato, bisogna insomma rivolgerla all'organizzatore Sandro Passante. E così in effetti dobbiamo ricordare anche la sport leader di Sandro Passante, poi tutti gli sponsor che hanno sostenuto l'evento non si sono risparmiati. Allora andiamo a seguire alla presenza del vice presidente Federazione Italiana Sport Orientamento Giuseppe Simoni, del presidente del Comitato Provinciale CONI di Brindisi Nicola Cainazzo, le premiazioni delle donne effettuate proprio da questi ultimi. Ed eccoci qua, arrivati alla presentazione, alla premiazione, i premi. E allora, ecco qui le ambite e agognate coppe per le quali molto sudore è stato profuso. Terzo posto per Giuliana Zoppè, Panda Orienteering Valsugana. Un applauso virtuale anche dalla nostra postazione cronaca. Dunque terza moneta, come si suole anche dire, per Giuliana Zoppè. E uno sguardo furtivo e fugace alla telecamera. Secondo posto da Pamela Geiger, Greenlight Orienteering. Anche per lei la soddisfazione del secondo posto e dei trofei a lei riservati. Titolo di campionessa italiana sulla distanza middle, Laura Scaravonati, gruppo sportivo forestale. Tutta la sua soddisfazione è palese, percepibile. Adesso l'investitura ufficiale, ma si tratta ormai di un rito che lei ben conosce. Insomma, non è una neofita della vittoria. Dobbiamo dire una professionista, anche perché veste l'uniforme di un importante gruppo sportivo, diciamo tra virgolette militare, della forestale. Sappiamo peraltro che i gruppi sportivi delle varie carabinieri, esercito, forestale, tutti in assoluto sono sempre estremamente vicini allo sport, e molto spesso i gruppi sportivi delle varie esercito e quant'altro salvano un po' la situazione dello sport italiano. Passiamo alla premiazione degli uomini, il vicepresidente federale ancora Simoni che se ne occupa. Terzo posto per Piero Turra, gruppo sportivo Pavione. Veramente tanti premi in questa manifestazione, ne ho viste poche di gare con così un vasto assortimento di premi in natura degli sponsor che poi hanno sostenuto tanto. Si sa che il luogo, il Salento, offre molte opportunità, dall'olio al gustosissimo a un vino di una certa gradazione. Riccardo Rossetto, non ci dimentichiamo di lui, Misquiliensis Orienteering, campione d'Italia, Luca Dalla Valle, Greenlight Orienteering Team. Eccolo qui.
Anche per lui grande soddisfazione, giusta, peraltro. Poi peraltro oggi con la sua nuovissima bicicletta che lo sponsor gli ha messo a disposizione, la Rise Mountain di Roberto De Simoni, che salutiamo, sempre anche lui molto vicino a quelle che sono le esigenze degli atleti del mondo della mountain bike. Beh, non vorrei dimenticare, prima ho detto diversi gruppi sportivi, avevo dimenticato l'aeronautica, non vorrei che poi qualcuno si arrabbia. E allora, le graduatorie maschili e femminili, ricordiamole, primo classificato Luca Dalla Valle, secondo classificato, le abbiamo ricordate già. Allora, sono le ultime immagini, sì, ecco qua un quadro d'insieme di tutti i premiati. Ecco qua, Luca Dalla Valle, Riccardo Rossetto, Piero Turra nell'ordine. E adesso a seguire sentiremo le interviste dei protagonisti di questa giornata. E allora cominceremo con Luca Dalla Valle, Laura Scaravonati e poi il vicepresidente federale Giuseppe Simoni. Ancora qualche attimo per dedicarci a Scaravonati, Geiger e Zoppè. Questa la classifica del settore femminile. Luca Dalla Valle oggi un grande successo, campione italiano sulla media distanza. Sì, dai, oggi sono contento. Ho avuto qualche problema con delle forature, comunque la gara è andata bene, non ho commesso nessun errore e sono contento, anche perché devo dire che Riccardo e Piero sono andati forti anche oggi, quindi dai, son soddisfatto. Ecco, dopo la debacle di ieri, oggi quindi un pronto riscatto. Sì, dai, oggi ci tenevo molto perché assegnava il titolo e quindi sì, sono contento, dai. A questo punto ti senti in forma in vista degli impegni internazionali? Ma adesso la forma non è ancora al top, cercherò in questo ultimo mese di prepararmi maggiormente fisicamente perché sono ancora un po' indietro di condizione, però dai, fine la stagione sta andando bene e sì, speriamo in bene, dai. Nonostante il maltempo che attanaglia il Trentino, stai riuscendo comunque a prepararti? Sì, in Trentino per me il tempo non è un problema, anzi ho molti anche sport alternativi, riesco a allenarmi anche col brutto tempo, per me non è un problema. Sì, qua è caldo, però riesco a allenarmi benone anche al freddo. Laura Scaravonati, campionessa italiana middle distance di mountain bike orienteering 2013, 32esimo titolo in carriera. Bravo, vedo che ti ricordi bene, non hai perso il conto da 2 settimane fa. Sì, oggi è stata una bellissima gara, un terreno così particolare, uliveti secolari e tutto piatto, difficile. La tecnica è stata molto difficile, serviva la bussola, cosa che di solito non usiamo mai, e mi sono divertita molto e è andato tutto bene, filato tutto liscio. Ecco, ci sono stati dei momenti in cui ti sei trovata in difficoltà oppure ti sei trovata subito a tuo agio? Ma era una navigazione un po' particolare oggi, dovevi usare i muretti a secco che ci sono tra gli uliveti e aiutavano molto. C'era da saltarne parecchi, quindi ogni volta che ripartivi con la bici dovevi fare attenzione alla direzione e usare di nuovo la bussola. Rispetto alle altre gare, quali le difficoltà trovate qui in Puglia? Sì, in questi uliveti molto puliti è difficile riconoscere i sentieri perché si confondono con il terreno, perciò bisognava prestare molta attenzione al calcolo delle distanze, fare attenzione a quanti metri percorsi e quanti metri più o meno mancavano all'imbocco del sentiero, quindi anche il calcolo delle distanze è una cosa che di solito non facciamo e oggi era necessario anche quello. Ecco, sentendo parlare di questi particolari tecnici, una persona che non conosce questo sport potrebbe pensare che è uno sport piuttosto complicato. Cosa puoi dire tu invece? No, direi che pensa bene, uno sport molto complicato e insomma è necessaria un po' di esperienza per riuscire a fare tutto il percorso senza intoppi. C'è sempre questa componente psicologica, mentale forte e è anche il bello di questo sport. Giuseppe Simoni è il vicepresidente della FISO e in questo caso è anche il responsabile nazionale del settore mountain bike orienteering. Sì, esatto, grazie Pietro. Beh, abbiamo fatto 2 giorni qui in Puglia, meravigliosi, sia dal punto di vista atmosferico che dal punto di vista tecnico, sicuramente un ottimo livello. Direi che comunque la cosa importante è
vedere che la Puglia si sta muovendo, vedere che le capacità tecniche, le capacità organizzative ci sono e sono davvero di altissimo livello. In particolare la capacità organizzativa che hanno dimostrato in questi giorni è qualcosa che lascia addirittura stupefatti. E quindi l'augurio è che si possa andare avanti, si possa sviluppare sempre di più, sia per offrire a tutto l'orientamento italiano una terra, uno territorio e una possibilità in più, sia perché, e quella è la cosa più importante, si possa sviluppare qui in loco, che poi possano esserci persone che si appassionano. Abbiamo visto alcuni che hanno partecipato qui e magari anche con difficoltà, ma si sono divertiti. E questo direi che è una buona scintilla, insomma, che poi fa. Per quanto riguarda il Movimento Nazionale, siamo ancora un po' in pochi. Purtroppo la trasferta è lunga, lontana, insomma, è impegnativa, ma sicuramente ne vale la pena.